Che conti davvero per chi? Tu ce l'avevi una carriera, papà, prima di quel terzo fumettone di film. Prima che la gente si dimenticasse chi c'era sotto quel costume da uccello. Stai facendo una commedia basata su un libro scritto 60 anni fa per un migliaio di vecchi rincoglioniti bianchi, la cui preoccupazione è dove andarsi a prendere un caffè o un dolce a fine serata. L'unico interessato a questa merda sei tu. E adesso ammettilo, papà. Qui non c'entra assolutamente niente l'arte. Tu stai facendo questo perché vuoi sentirti di nuovo importante. Beh, lo sai che c'è? Là fuori c'è un mondo di persone che lottano per sentirsi importanti ogni giorno. Ma per te tutto questo non esiste. Accadono cose in questo mondo che tu ignori. Un mondo che per la cronaca si è già dimenticato da un pezzo di te. Insomma, chi cazzo sei tu? Tu odi blogger, ti fa schifo Twitter, non sei neanche su Facebook, è pazzesco! Sei tu quello che non esiste. Tu stai facendo questo perché hai una paura dannata, come tutti quanti noi, di non contare più niente. E la sai una cosa? Hai ragione. Non conti. Non è così importante, ok? Tu non sei importante. Facci l'abitudine.